una mano qui sporta verso esterno perché non sentivo bene e mi hanno offerto la direzione del salone. Io ero un po' sopraffatta, non riuscivo non riuscivo a crederci, è vero. Poi incidentalmente era il 1° aprile, ma di questo mi sono accorta qualche ora dopo. Infatti ho mandato un messaggio a Silvio Veale, gli ho detto: ma è il 1° aprile per oggi? E lui mi ha detto: no, tranquilla, non è uno scherzo. E a quel punto ci ho pensato per 24 ore e non potevo, sarebbe stato folle dire no, è una cosa bellissima e sono felicissima e spero davvero di riuscire a dare il meglio. Questo per me è un posto, il salone per me è un posto importantissimo della mia vita, del mio lavoro, di tutto quello che sono e di quello che amo, cioè i libri, scrivere, la cultura, i grandi e i piccoli editori. Per me è proprio vitale. Non me lo sarei mai aspettato, però questa è la verità. Prima direttrice ce ne saranno sicuramente molte altre dopo di me, però anche questo è un vero grandissimo onore per me. Hai già qualche idea? No, non ho ancora nessuna idea se non quella di osservare, di imparare, di capire. E non sarebbe serio avere già un'idea, proprio perché è una cosa che non avevo mai immaginato. Ho delle idee sui libri, sullo scrivere, sulla cultura, e cercherò di applicarle al salone. Diceva che prima di tutto vuole essere libera. Sicuramente voglio essere libera, ma questa è stata la cosa che immediatamente mi è stata garantita mentre appunto stavo sul balcone con il telefono sull'orecchio. Quindi questa è proprio la condizione di partenza e sono certa che sarà così. Certo, io Torino la conosco soprattutto per il salone, dove vado, cioè vengo da molti anni, per lavoro, per amore, per piacere, per curiosità. Conosco anche molto bene il Circolo dei Lettori, che è un posto che mi ha sempre accolto e fatto fare cose belle, belle per me, insomma, per me importanti, e naturalmente conosco questa meravigliosa città e spero di poterci passare più tempo possibile nei prossimi 3 anni. Non aveva partecipato quindi alla manifestazione di interesse? No, no, neanche nell'anticamera del cervello. Grazie direttrice. Grazie mille.